e sono sparsi. E in preciso non si sa chi sono questi quattro santi martiri. Comunque, questa cappella, come ho detto, sono 3.000 teschi di 6.000 di femori, ed è importante il fatto che la morte è uguale per tutti. Ci sono i bambini, perché in questi ospedali morivano molti bambini, la mortalità infantile era molto elevata e tanti teschi sono piccoli. E poi ci sono i buoni, i cattivi, i ricchi, i poveri, e sicuramente i cattivi, tornando al discorso dei nobili, dentro quel cassone lì ci sono 50 teste di nobili che erano stati decapitati. Questi signori erano in una chiesa in Piazza della Scala, dove c'erano due chiese, Santa Maria della Scala, che andavano lì per fare la scala, San Giovanni è decollato, le case rotte, che andavano lì per fare la banca, la Comit. E di cui c'è qualcosa di là. Ecco, in quella chiesa lì di San Giovanni decollato passavano i nobili condannati a morte in preghiera, sempre con vicini disciplini, anche quella gestita dei disciplini, e una volta decapitati la testa mettevano nella cripta. Quando hanno demolito la chiesa nel 1910 per fare la banca, praticamente hanno portato questi teschi qua in San Bernardino. Insieme a questi teschi hanno portato anche due bellissimi quadri che sono nella chiesa grande di là, e sono abbastanza importanti anche quelli da vedersi. Perciò la morte è uguale per tutti. Totò addirittura ha scritto un poema che aveva chiamato A Livella, e per vedere come la morte era così vicina basta guardare questi teschi. A parte appunto questo che si vede benissimo, che è un bambino, questo è un bambino, questi sono lucidi, che se uno li tocca sembrano delle palle d'avorio. Perché? Perché a un certo punto uno adottava un teschio, ogni tanto passava di qua, se lo accarezzava sempre questo teschio e pregava per lui, perché lui abbia la pace eterna, però che ci protegga. E eventualmente tramite questo teschio chiedeva delle grazie, chiedeva. E ancora ora ci sono delle persone che chiedono delle grazie e mettono delle orbite nel naso, dei bigliettini, problemi di malattia, problemi di famiglia, perché tra l'altro questa Madonna sembra che sia appunto vicina anche a quelli che hanno dei problemi sentimentali, problemi di familiari, problemi. E anche qui sì, ancora ora si verifica questo fatto. Non... Ma io mi ricordo, il dipinto là sopra sembra ricurvo, ma è un effetto? No, è proprio, è piatto. Ah. Sembra una cupola, ma è piatto. Ma è solo il cartongesso o anche il modo in cui è dipinto? I quattro pennacchi sono il cartongesso staccati, e quello sbalzo dà proprio l'impressione della sì. Semicerchio. Ed è questa chiesa in particolare, questa cappella, anche perché, per esempio, in questi ultimi tempi è uscito un libretto, 101 luoghi di Milano misteriosi da visitare. E poi anche il Tessa, che è lo scrittore abbastanza nel 2007, parlava di luoghi misteriosi e sempre accennavano a questa cappella. Anche perché dove sta parlando lei ci sono le... Ecco, tant'è vero che sul Corriere della Sera, 4-5 mesi fa, un articolo parlava appunto dei luoghi misteriosi di Milano. Dopo aver letto questo articolo, dei giorni successivi, ogni tanto si precisavano specialmente dei giovani e dicevano: dove sono le ossa della ragazzina? E io ci ero cascato le pere, perché non sapevo, io sono andato a spulciare l'archivio, perché quando praticamente i 10.000 sono stati eliminati, l'archivio era stato scorporato e non sapeva più, se parte era bruciato, e siamo riusciti a trovare 24 faldoni all'archivio di Stato. E andando a spulciare lì, che purtroppo è scritto tutto in latino, in italiano, maccheronico, siamo riusciti appunto a vedere queste cose, ma di questa ragazzina non aveva mai risultato il fatto. Comunque, secondo loro, nell'angolino a sinistra ci sono le ossa di una ragazzina che il 1 novembre a mezzanotte si ricompongono e si mettono a volteggiare nella cupola, e anche gli altri per simpatia fanno altrettanto. Perciò se uno dovesse levarsi lo sfizio a passare di qua a mezzanotte del 2 novembre dovrebbe sentire questo fatto. Non disturbare lei. Dovrebbe. No, ma lei mi aveva raccontato un'altra cosa l'altra volta. E poi c'è tra l'altro, anche negli anni fa, sono venuti due signori molto distinti e sono entrati in cappella e non uscivano più. E allora io sono andato a vedere e lui aveva in mano una bussola e lei aveva in mano un pendolino e giravano, a un certo punto si sono soffermati qua e lei ha detto: qui sotto c'è un pozzo. Infatti i disciplini erano autonomi, perché qui hanno il loro convento. Se avete notato, la facciata della chiesa non sembra della chiesa nuova, non sembra una facciata di chiesa, è un palazzo, perché era il loro convento, e loro avevano anche i loro autonomi idricamente, no? E avevano un pozzo qua sotto. Questa signora, quando era entrata, si era accorta che c'era un pozzo,
E io gli ho detto, come mai? E lei mi fa, perché siamo degli extrasensoriali, che ci chiamiamo medianici, così, che cerchiamo di luoghi particolari dove attraverso l'acqua che è fatta conduttrice arrivano particolari impulsi magnetici particolari che certe persone riescono a recepirli e dà un senso di tranquillità. Infatti loro intanto passano, si siedono e ancora ora si ricaricano. Ma e poi, diciamo, sbaglio o ancora prima che venisse il cristianesimo da queste parti è di nuovo misterioso, forse anche per quello l'hanno collocato qua, perché bisogna risalire i tempi dei Liguri, dei Celti, dei Villanoviani, che sono i primi fondatori di Milano, che avevano fondato il primo villaggio di Milano praticamente dietro Palazzo Marino, c'è una piazzetta, e lì doveva essere il primo embrione di Milano. E qui fuori sembra che da allora un certo re Mesapo avesse stabilito un luogo sacro dove c'era la grande quercia e dove venivano i druidi, che erano i sacerdoti dei Celti, a sviscerare gli animali e a officiare i loro riti pagani. Perciò fino ad allora c'è questo senso di questa alone di leggenda. E poi anche nel corso dei secoli sono creati dei momenti, per esempio, particolari. Per esempio, i tempi di Sant'Ambrogio, nel 300, nel 400, sembra che ci sia stata una battaglia sul sacrato di Santo Stefano tra ariani e cristiani. Finita la battaglia, i cristiani avevano il volto rivolto verso il cielo e gli ariani invece verso la terra. E allora i corpi dei cristiani sono stati raccolti, sono stati messi qua in questa cappella. Sembra questa storia, è tanto vero che si chiamava questo posto Ad Innocentes anche, e perciò altro momento così. L'avevano fatto questo perché la cappella era il centro di un grosso culto, e gli sembrava quasi che non fosse giusto che la gente venisse a pregare queste persone che non sono né santi né martiri né religiosi. E allora ho pensato di creare questa storia, che questi qua fossero dei cristiani uccisi dagli ariani. Non regge, perché la storia vera è questa, che sono dei poveri disgraziati che sono morti negli ospedali, praticamente. Anche alcuni sono morti nelle carceri, se ho letto. E poi sì, nel 1660 è stato eliminato un cimitero di carceri, di carcerati, che era lungo le mura, e anche quello. Quindi venivano a pregare i martiri, toccavano un teschio, magari era uno pluriomicida che era morto. Infatti, perciò c'era questo particolare. Poi c'erano tanti particolari, per esempio... A parte che qua c'è addirittura una gamba intera che è mummificata, che non ci ha attaccato ancora il piede. Qui c'è le braccia che sembrano due bastoncini, praticamente. Questo qui è stato così. E poi se guardate qua, se notate, qua c'è, dovete venire a vedere. Posso. Questo signore c'ha un buco nella testa, guardate che buco, un buco perfetto qua. E ce ne sono una quindicina che hanno questi buchi nella testa. Anche un altro lì ce n'è un quale altro. Quale potrebbe essere una ragione? Un tentativo di un'operazione chirurgica? Giusto, perché in questi ospedali, quando portavano uno schizofrenico, dicevano che era invasato dallo spirito maligno. Allora gli facevano una lobotomia in modo che potesse uscire. E perciò praticamente penso che se riusciva a rimanere a livello di teschio, di cranio, poteva andare bene, ma se sfondava andava a finire nella pia madre, nella dura madre, e buonasera. Perciò c'era questo particolare. E qualche medico viene anche a vedere queste cose, perché considerate, a sui tempi fare una trapanazione del genere, a me che la facevano anche gli egizi, no? I tempi di esempi. La prima domanda che mi viene, avevano l'anestetico? O no? Una martellata sulla testa. Vabbè, giusto, anestetico e operazione in un colpo solo. Sì, sì. E poi una cosa che faccio sempre vedere ai bambini, e si appassionano, tra questi due teschi c'è un topolino morto, e i bambini qua vanno lì e diventano matti a vedere quella cosa lì. Tra questi due teschi si vede là, piccolino, è buio, guarda. Sì. Si vede il codino. La codina, sì. Se non l'ho ripreso bene, si vede. Sì, adesso sì. Se non l'ho ripreso bene, la gente verrà qua a vederlo dal vivo. No, veramente, sono tanti particolari che... Ma questo topolino cosa ci sarà infilato lui? Sì, sarà perché quando era abbandonata anche la rete avrà lasciato dei buchi e sarà fatto dentro. Si è un po' impressionato. Questa è Nostra Signora de Soledad. Sì, la Virgine della Soledad. Purtroppo nel restauro qualche cosa è stata trascurata. Per esempio qui si vede benissimo, c'era un tabernacolo sparito,
e lì dove sono, siccome questa cappella